Buonasera, ben ritrovati. Dittico Fiorentino, eh, insolito, anche se non eh, inedito, con l'accostamento di due opere mh, sostanzialmente coeve ma molto diverse musicalmente e anche dal punto di vista del, del libretto, del, della fonte letteraria, con la tragedia fiorentina di Zaminski e il Gianni Schicchi di Puccini. Detico Fiorentino che appunto eh, negli ultimi anni eh, si, si fa abbastanza spesso eh, perché entrambe le opere sono eh, ambientate sulla carta a, a Firenze. Per il Detico Fiorentino abbiamo chiamato <ride> un relatore fiorentino con Luca Scarrini che torna ai nostri microfoni eh, dopo eh, qualche tempo e, e mi fa molto piacere che sia qui. Eh, è una nuova produzione eh, Made in Regio, nel senso che eh, va ad arricchire quello che è il repertorio eh, di allestimenti del teatro, con eh, la regia del nostro direttore di scena principale, Vittorio Borrelli. Eh, scene e costumi sono realizzati dai responsabili dei settori relativi del teatro. Uh, sul podio torna <coughs> Stefan Anton Rec, che è specialista del repertorio tedesco e, e, del, e del Novecento in generale. Uh, si tratta per tragedia fiorentina, peraltro della prima esecuzione a Torino di questo titolo uh, molto raro, uh, che ha avuto anche una prima italiana uh, molto tardi, perché l'opera è del 17, ma è stata fatta poi a Venezia nell'80, se ricordo bene. E la interpretano Mark Doss, eh, Zoran Todorovic e anche Les Blancas Gulin. Eh, Gianni Schicchi invece ha come protagonista Alessandro Corbelli. Eh, lo cito in particolare perché è l'occasione <coughs> di eh, ricordarvi un'uscita discografica eh, tra, tra le produzioni storiche del teatro che è la Hardy Classic Video ha pubblicato l'anno scorso, eh, si tratta dell'Aione nell'imbarazzo di Donizetti, dove appunto figurava anche Alessandro Corbelli con Enzo Dare e Luciana Serra, eh, mi fa piacere ricordarlo perché era una produzione molto interessante del, degli anni Ottanta. Eh, tornando all'attualità, vi eh, ricordo anche che è una produzione che ha il sostegno dell'Italgas. Che ha appena sponsorizzato anche Tosca, quindi eh, si mantiene vivo un rapporto con i privati che è sempre più importante. Venendo a chi vi parlerà, eh, è difficile descrivere Scarrini, ci siamo incontrati poco fa e mi sono perso nell'arco di un paio d'anni una decina di titoli usciti in libreria, eh, di, in cui lui insomma riesce ad affrontare qualunque argomento, non solo musicale, anzi eh, insomma, letteratura, arte, eh, storia, né, in un modo molto particolare, originale. E non gli rubo altro tempo e per cui parlaci di Firenze. Grazie. Dunque, Firenze prima di tutto non esiste, perché la Firenze di cui si occupano questi due lavori operistici è una Firenze ovviamente immaginaria. Una Firenze che ha a che vedere con tutta una nuova voga di teatro, soprattutto di prosa, che sostanzialmente si ragguaglia intorno alla Cena delle Beffe di San Benelli. Successo clamoroso che nel 1909 apre la via all'affermazione definitiva del drammaturgo pretese. E che in un certo giro di tempo giungerà nei teatri di tutto il mondo, compresa la famosa rappresentazione a New York con i tre fratelli Barrymore. E poi nel 1922 avrà la trasformazione operistica a firma di Umberto Giordano. Quindi, la Firenze di San Benelli è una Firenze rinascimentale abbastanza di maniera tratta dalle novelle dell'Asca. Il teatro di San Benelli ha questi versi particolarmente seducenti, si sa che il famoso Chi non beve con me pestero colga non solo da Amedeo Nazzari è stato pronunciato nei film di Blasetti ma anche da Carmelo Bene in una sequenza di due rappresentazioni a cui è affrontato il testo. Di fatto la Firenze di cui si occupa Alexander von Zemlinski e di cui si occupa anche Giacomo Puccini è una Firenze appunto che è soprattutto stereotipica. Non potrebbe essere diverso il trattamento ma c'è un'unità. Innanzitutto, che deriva dal fatto che prima di Zemlinski proprio Giacomo Puccini aveva messo gli occhi sopra la tragedia fiorentina. Nel 1906 per tramite di Sibyl Seligman, la sua amica inglese storica nonché consulente, aveva potuto vedere questa play di Oscar Wilde che era inedita e che di fatto era nelle mani di Robby Ross, Robby Ross, fidanzato ed edecutore testamentario di Wilde, il quale abitava a Firenze, nella comunità inglese. Puccini l'aveva amata, gli era piaciuta questa drammaturgia così scorciata perché è un'opera incompiuta che di fatto ha tre soluzioni di scena e dovrebbe averne cinque o sei secondo gli abbozzi che si trovano nelle pagine wildiane. E in questa situazione, però, era stato Tito Ricordi assolutamente a cancellare la possibilità di un'esistenza di quest'opera, scrivendo un famoso telegramma che diceva: Stop, stupida fiorentinata! Mai più, mai poi. Quindi, Zemlinsky, la musica durante la prima guerra mondiale. Eh, Alexander Zemlinsky è una figura fondamentale e assolutamente mai entrata per l'Italia nel repertorio grande lo è in Austria, in Svizzera e in Germania, nonché anche nel paese dove più ha lavorato come direttore d'orchestra, cioè la Repubblica Ceca. Egli era il direttore della Deutsche Oper di Praga, uno dei teatri d'opera fondamentali del mondo germanofono. Che tra l'altro ha avuto l'onore di visite celebri mentre dirigeva Zemlinski da parte di personalità come Franz Kafka o Igor Stravinsky, il quale ancora negli anni 60 negli Stati Uniti diceva che le nozze di Figaro dirette da Zemlinsky erano state una delle esperienze musicali fondamentali della sua vita. Ora, in tutto il meccanismo che si viene a dare di questa breve opera weldiana, Zemlinsky entra con una sua idea molto chiara. Zemlinsky al momento ha composto una serie di ehm, lavori soprattutto per canto e pianoforte e anche un lavoro importante, una sinfonia cantata, eh, l'opera è il numero 16 per il catalogo delle opere Zemlinskiane e di fatto è un lavoro a cui attende nel corso della Prima Guerra Mondiale. Quindi Ovviamente trovandosi anche con dei problemi pratici da affrontare. Robby Ross aveva il copyright, ma era suddito inglese, e per un suddito dell'impero austro-ungarico era impossibile comunicare con un suddito inglese. Quindi deve aspettare la fine della guerra per avere i diritti e riuscire a rappresentare l'opera. Cosa che accade con un discreto successo, <coughs> appunto, nel 1917. Un paio d'anni prima, ne sentiremo un breve estratto, il direttore d'orchestra della tragedia fiorentina, Max von Schillings, che è un altro compositore tedesco di questi anni, compone un'altra bizzarrissima opera fiorentina, c'è cioè proprio una voga, che si chiama Mona Lisa. In questo caso è addirittura un noir, un thriller. Mona Lisa l'avrebbe tradito Francesco del Giocondo e lui l'avrebbe uccisa strangolata, e in un palazzo dove due turisti vanno in visita si viene a scoprire questa antica storia di sangue. La tragedia fiorentina è una storia di sangue e passione. La storia è quella che trova un incrocio a tre, tra tre personaggi che stanno in un'epoca che più o meno è l'inizio del potere mediceo. Dei medici si parla nel libretto, naturalmente. Ehm, il libretto, come per la Salome di Oscar Wilde, è il testo di Wilde. Non è adattato, c'è solo la traduzione di Max Meyerfeld, perché la traduzione venne fatta per la regia di Max Reinhardt nel 1908 a Berlino. Quindi, la prima volta che questo testo si mise in scena non fu in Inghilterra, e questo per forza. Wilde muore in odore di scandalo dopo il processo per omosessualità e i due anni di prigione in Reading. Le sue opere in Inghilterra ci metteranno 20-30 anni a ritornare effettivamente nel repertorio. Sarà il mondo tedesco a rendere giustizia a Wilde, la Salome di Strauss ovviamente aprirà un intero discorso e altrettanto fortemente avrà un suo peso la tragedia fiorentina. Simone, mercante, baritono, Guido Bardi, principe fiorentino, tenore e Bianca, moglie di Simone, soprano, sono i tre personaggi di questo atto unico. È un Rinascimento che ha a che vedere con un'idea fondamentale che è quella di Vittorio Hugo nella Lucrezia Borgia, questa criminale seducente Italia, si dice di Lucrezia che ama i suoi amanti e poi li uccide col veleno, ed è esattamente questo tipo di meccanismo. Simone è un mercante, torna dai suoi viaggi d'affari, trovando nella casa la moglie che intrattiene Guido Bardi. Ovviamente tra i due c'è qualcosa, ma la scusa che si ha è quella che Guido sarebbe lì per comprare delle stoffe preziose. Di fatto, in breve nasce una sorta di lotta all'ultimo sangue tra i due personaggi e alla fine Guido eh, soccombe. Per quanto sia più giovane dell'altro, l'altro riesce ad averla meglio su di lui. E alla fine Bianca, con una chiave molto wildiana, è entusiasta che il marito si sia rivelato così possente e commenta nell'ultima battuta sia del testo teatrale sia dell'opera lirica: Ah, se avessi saputo che eri così forte. Quindi siamo in un puro meccanismo wildeano di rappresentazione, quello dei drammi storici come Salome o come la sconosciutissima per l'Italia Duchessa di Padova, che è un lavoro giovanile, un'altra opera rinascimentale, tutta sesso e violenza, molto ispirata a Victor Hugo, e in questo praticamente si giunge a una situazione di eh, pura condensazione, in qualche modo, di una serie di ehm, fortissimi elementi legati alla sensualità. Non solo, c'era anche un fatto legato alle cronache. Il pittore espressionista Franz Gerst, che era amico di Zemlinski, ma anche legato al mondo di Kokoschka e Klimt, eh, aveva di fatto vissuto una sorta di storia di amore e morte che era uscita sulle cronache immediatamente prima in Austria Molto simile a ciò che era accaduto. Zemlinsky in qualche modo si raffigura sempre nella parte perdente delle storie. Um, Zemlinski era un personaggio che, per raccontarla in molto breve, um, non aveva mai ritratti sulla stampa, ma solo caricature, perché era mostruoso, aveva una testa enorme. Due occhi sporgenti, un naso a becco, e se voi vedete la pubblicistica a Praga negli anni 10, quando lui era il direttore d'orchestra di riferimento nella città, assolutamente i giornalisti si scagliano soprattutto a fargli caricature. Non solo: Zemlinsky era legato, come si sa, a Alma Mahler, che ovviamente non gli ha reso facile la vita. Alma lo ha lasciato da una sorta di micro-relazione per mettersi con Mahler, ma lo ha voluto poi come testimone, in qualche modo, per la sua relazione seguente con l'architetto Walter Gropius. Quindi è un incrocio di destini. Non necessariamente c'è necessità di far coincidere l'autobiografia con l'opera, ma questi elementi sono abbastanza forti nel fatto che Zemlinsky mette spesso in scena personaggi che hanno una loro specifica debolezza. L'altra opera di Zemlinski, che se non ero a Torino, è stata fatta quella principale Da Zvergo, il nano, sempre tratto da Oscar Wilde, il compleanno dell'infanta, eh, a tutti gli effetti mette come protagonista un nano che crede di essere bellissimo, perché è stato cresciuto in un mondo dove nessuno gli ha mai detto che è diverso dagli altri, e quando viene donato all'infanta di Spagna come regalo di compleanno, e questa gli dice che lui in realtà è un mostro, un giocattolo, un balocco, a lui si spezza il cuore e muore. Ecco, questo è il meccanismo. Peraltro, Zemlinsky ha anche fatto una sinfonia di straordinario interesse, ad Jungfrau, la sirenetta, in cui lui dice: Io sono la sirenetta di Andersen. E di nuovo c'è sempre un'idea di separazione fortissima, di essere comunque quello che nel termine tipico americano degli anni '50 era the only one in the room, l'unico in una stanza. Ora, la musica di Zemlinsky viene da Strauss e va verso Schoenberg, che era suo cognato, che mh, peraltro lo apprezzava molto, ed è una musica che mescola indicazioni molto diverse. Nel 1980 per la prima volta venne presentata in Italia nel famoso Festival della Biennale di Venezia dedicato alla secessione viennese, in cui questa tragedia fiorentina è rappresentata insieme ai gioielli di Josef Hoffmann piuttosto che all'architettura di Colomoser. Moser. Ed è esattamente questo gusto iperviennese, sofisticatissimo, estremamente decadente che all'epoca ebbe un successo straordinario e che poi i nazisti misero al bando. Zemlinsky venne reputato Entartete Musik, musica degenerata. Quindi, a partire dall'arrivo in Austria nel 1936 con l'Aschlus del potere hitleriano, le sue opere scomparvero dal repertorio fino a molto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Soltanto con gli anni 70 sono state recuperate e con gli anni 80 di fatto per il mondo germanofono sono ritornate a tutti gli effetti in repertorio. L'Italia per Zemlinski era un punto di riferimento importante. C'è anche un'altra opera ambientata a Genova nel cinquecento che si chiama Die gezäckten, ovvero i segnati, in cui si rappresenta anche qui un mondo di persone che sono dei freaks in qualche modo, um, dei nobili segnati sul corpo dalle loro passioni d'amore che li hanno resi malati, delle malattie più indicibili, che stanno in un'isola a largo di Genova dove vivono in una vita di lusso sfrenato. In tutti questi casi Zemlinski, in tutte le testimonianze che lascia e che sono tutte riassunte in questa famosa monografia di Anthony Beaumont, Zemlinski, appunto uscita negli anni Ottanta in Inghilterra, ma l'ha auguratamente mai tradotta finora in italiano. Eh, C'è sempre un nodo di rappresentazione. Quindi autobiografia, riferimento alla cultura decadente. Nel caso dei segnati, il libretto era stato richiesto a un altro compositore estremamente peculiare di quel momento tra simbolismo e espressionismo che è Franz Schrecker, l'autore di The Fen Klang, il suono lontano. E nel caso di Oscar Wilde, che è il suo drammaturgo, il suo scrittore di elezione, in qualche modo Zemlinski va veramente fino in fondo all'interno di questa ambientazione particolarmente violenta e particolarmente sorriscaldata. Um, Zemlinski sapeva benissimo che Puccini amava la Tragedia Fiorentina, anche perché dopo che Puccini aveva chiesto a Illica di lavorarci, le restano comunque svariati abbozzi, a un certo punto si era seccato per qualche motivo e aveva passato il lavoro a Colautti, il librettista di Adriana Lecouvreur. E su questo progetto Tragedia Fiorentina erano usciti articoli sulle riviste musicali. Quindi quando lui prende in mano questo lavoro, sostanzialmente... Eh, sa benissimo che c'è una figura fondamentale del mondo melodrammatico europeo che ci ha messo gli occhi sopra e che però lo ha poi abbandonato perché la tragedia fiorentina non sarà uno dei tre pezzi del trittico. Il pezzo scelto per equiparare la tragedia fiorentina sarà ovviamente il Tabarro, tutt'altra ambientazione, derivazione di cui vedremo da un'opera francese, una pièce noire estremamente violenta di argomento popolano. E ovviamente con tutti i cambi, le differenze del caso. Bene, a questo punto cominciamo a sentire un piccolo breve ascolto di Zemlinski tratto dalla Lirische Sinfonie, che è stato il primo suo lavoro recuperato negli anni 70, la Sinfonia Lirica, in questo caso tratto da un altro autore fondamentale in questi anni, verso il 1910, che è Rabindranath Tagore, il grande poeta bengalese che in quell'epoca venne reso noto in Europa. E qui sentiamo appunto la prima esecuzione di fatto italiana nel 1980 alla Biennale di Venezia, diretta da Gabriele Ferro con Sigmund Nimsgern come voce cantante e Dorothy Doro Ne sentiamo un piccolo pezzo che però spiega molto bene questa musica di Zemlinski, che è stata definita, forse non a torto, floreale. Sigmund Ingnsgård cantava spesso a Torino, alla RAI e qui a Reggio in un famoso tristano isotta con le scene di Alberto Burri a fine anni 70. Eh, come avete sentito, quindi una musica estremamente floreale che avvolge questo testo di Tagore che parla della potenza oscura dell'amore. Bene, veniamo invece a un incontro più ravvicinato con la tragedia fiorentina. L'edizione che ancora oggi risulta più diffusa che ha avuto senz'altro maggiori apprezzamenti è quella diretta da Riccardo Chailly, il quale negli anni 80 e 90 è stato abbastanza un paladino di quest'opera. Nello specifico l'edizione da cui ascoltiamo due brani è tratta e pubblicata pardon, dalla Decca in una collezione che si chiama Intarte Te Musique, appunto Musica Degenerata. In questo caso gli interpreti sono Heinz Kruse, Guido Bardi, Albert Döhmen, Simone, e Iris Vermillion, Bianca, che di fatto tra gli anni 80 e 90 si è fatto un po' una specializzazione rispetto a questo ruolo, cantandolo in molti teatri. Eh, il lavoro è proposto insieme ai leader di Alma Mahler, che ovviamente hanno una loro specifica forma di interesse, e che altrettanto fanno parte di questa musica, per così dire, floreale, che è nella Vienna. Intorno, o si potrebbe dire quasi parallela, alla dodecafonia. In questo caso siamo sempre in piena tonalità, e però ogni tanto ci sono degli impulsi che vanno a esplorare delle zone peculiari dell'espressione. Bene, sentiamo due brani in estratto. La prima è naturalmente L'aria di Bianca, via Gleichheinemenschale Clemenspicht. Dove Bianca è veramente una sorta di sex fiend, una diavolessa del sesso che è estremamente erotica, mette in competizione i due uomini che stanno alla sua corte. E sentiamo quindi questa aria che è la track numero 5 del disco. Grazie. Eh, questo ovviamente dopo il piccolo pezzettino iniziale di For Shillings era l'area giusta in questione, avevo messo insieme due cose eh, che tra l'altro si somigliano e si incrociano e. Ovviamente in questo caso c'è questo riferimento continuo alla salome di Strauss, che evidentemente per Zemlinski è un punto di riferimento molto importante che torna. La voce della, del soprano specialmente è estremamente complessa, contorta, ha dei salti di tonalità molto evidenti. Tutto è intorno appunto a questa figura di soprano, che è una di queste straordinarie vamp di questo teatro d'opera, simbolista e mh, sempre assolutamente in grado di rappresentare figure femminili estremamente forti, estremamente complesse. Sentiamo un brano anche dalla stretta finale, l'opera è di fatto assai breve alla fin fine, non so perché, 45 in totale, viene qua alla realizzazione scenica, eh, in forma di concerto sono 40 più o meno. E sentiamo quindi dalla track numero 8 un brano in cui tutti, eh, naturalmente, gli eventi vengono in qualche modo portati a precipitazione, eh, mentre il mercante, di fatto, si trova a eliminare il suo rivale, il principe Guido. Prego. Questo... Verso il finale di questo momento concitato che vedrete qui all'opera c'è una specifica invenzione musicale di Zemlinski che all'epoca fece scrivere moltissimo dai giornali. Ovvero la morte di Guido viene di fatto contrappuntata da un violino acutissimo, stridente, molto violento a tutti gli effetti. Per dire quanto quest'opera, all'epoca sua ebbe ricezione, questo effetto compare esattamente identico alla fine del Wozzeck di Alban Berg, Non è un violino è una viola, ma la morte di Marie di fatto è contrappuntata da questo suono strisciante che è come se desse l'idea sostanzialmente di una vita che ne se, sta, se ne sta andando in qualche modo. Ecco, questa è la situazione che concerne la tragedia di fiorentina, che appunto negli ultimi anni ha una sua circolazione molto forte e che è stata, come si vede abbastanza efficacemente illustrato all'interno del programma di sala rappresentata in svariati teatri europei, talvolta in comunità con Gianni Schicchi. E tal'altra anche con altre opere contemporanee in un atto, anche perché la cosa che più ci interessa, naturalmente in questo territorio fiorentino immaginario in cui noi ci stiamo muovendo, è che siamo nell'epoca della crisi dell'opera. L'epoca della crisi dell'opera, che è quella che sostanzialmente segue alla grande stagione del cosiddetto verismo, giovane scuola, i termini sono tutti estremamente complicati da usare: però, di fatto, stabilisce che l'opera diventi in un atto, perché i teatri vogliono un turnover di nuove proposte. E perché però anche i compositori hanno sempre più difficoltà a realizzare un melodramma in tre atti che li convinca. Il caso famoso, anche troppo famoso, è Turandot, i ripensamenti continuativi, Puccini che la lascia incompiuta, Alfano che la compie e Toscanini che si rifiuta di eseguire il finale di Alfano. Quindi il problema è legato al fatto che l'opera lirica sta mutando, eh, non è più il mass medium principale, il cinema sta già rubando larghe fette di pubblico. E naturalmente i compositori più avvertiti pensano alla necessità di avere altre forme. Si arriverà in breve, subito dopo la prima guerra mondiale, anche a forme volutamente paradossali, provocatorie. L'opera minuto di Darius Millot, ad esempio la Delivrance de Tésée, il delirio di Tésèe, un'opera a soggetto mitologico, in cui il tutto si svolge in 5 minuti e 21 secondi. Tutto quanto. Ci sono delle mede altrettanto fatte in questo modo. Il gioco era di dire l'opera che per tutti quanti a quest'epoca qui era Wagner soprattutto, quindi una costruzione enorme, strutturata di tantissimi livelli, di tantissime sofisticatissime costruzioni, ridotta a qualcosa di estremamente invece breve e piccolo. Ora, Puccini con Gianni Schicchi naturalmente non fa un atto unico ma fa un trittico. Opera su cui si è scritto tutto, il contrario di tutto, e che è un'opera, come egli stesso scrive, di un momento di ripensamento. Il trittico di Giacomo Puccini più o meno nasce da un fallimento, ovvero quello di una Divina Commedia. Puccini avrebbe voluto fortemente portare in opera Inferno, Purgatorio e Paradiso di Dante Alighieri. Come si sa, di Dante Alighieri resta Gianni Schicchi che però nella Divina Commedia è veramente cinque versi più o meno che Giovacchino Forzano, librettista, rielabora e inventa da suo conto, naturalmente. Ora se inferno, paradiso e purgatorio sono i meccanismi, inferno corrisponderebbe al Tabarro, più o meno lo dice Puccini e lo dice anche Forzano nelle sue lettere. Purgatorio corrisponderebbe appunto a Gianni Schicchi, alla beffa e Paradiso a Suor Angelica. Suor Angelica, opera straordinaria mh, assolutamente simbolista ormai, che anche quella ha un fatto proprio personale dietro, alla relazione con la sorella Suora Imelde, che muore in quel torno di tempo e ha anche un riferimento musicale molto importante che è Le jongleurs de Notre-Dame di Masné Un'opera che Puccini amava molto e su cui in qualche modo qui riflette. Tabarro è tratto dalla Upeland di Didier Gold, un successo da pièce Noir, appunto, storia di bassifondi, di Apache, disgraziati e quant'altro che all'epoca a Parigi andavano molto per la maggiore. L'opera era stata su per due anni in un teatro principale e Puccini l'aveva vista e l'aveva immediatamente adottata e fatta propria. Naturalmente, la Oppeland, il tabarro ci porta in questa Parigi delle chiatte, dei porti fluviali, è un luogo estremamente sporco, oscuro, dove si agitano passioni estremamente turbolente. Peraltro, la frugola, che in qualche modo fa la morale di tutta la storia, anche lei ha a che vedere con un'opera francese: ha a che vedere con la straccivendola della Louise de Charpentier, che è l'altra opera fondamentale della Parigi moderna. Quindi l'opera sta cambiando, cambia ambientazioni, cambia luoghi di rappresentazione, cambia forma. Gianni Schicchi, Inferno canto 30. Quel folletto è Gianni Schicchi, è varrabbioso altrui così conciando per guadagnar in sé buoso Donati, testando e dando al testamento norma. Questi sono i pochi versi di Dante Alighieri da cui è partito Gioacchino Forzano. Chi è Gioacchino Forzano? È stato uno dei protagonisti del teatro italiano del Novecento, ma non si può dire perché era amico del cuore di Benito Mussolini e con lui ha scritto due opere, tra cui una abbastanza imbarazzante intitolata Cesare. Firmata Gioacchino Forzano, Benito Mussolini. Maggio musicale fiorentino 1934. Ciò non di meno, oltre a questo, è uno dei fondatori della regia del teatro e specificamente della regia dell'opera lirica in Italia. Ed è anche un librettista di vaglia, non soltanto per Puccini, ma anche ad esempio per Mascagni e per altri compositori importanti di quel turno di tempo. Ora, prendere cinque versi e estenderli fino a un atto unico è quasi un'opera di magia per certi aspetti perché Forzano inventa con Puccini tutta una serie di piccoli fatti, accadimenti che legano l'argomento che è quello della morte del ricco buoso Donati, il quale ha dei parenti orripilanti che gli stanno intorno, non per caso Mario Monicelli, uno dei geni della commedia all'italiana, era stato chiamato a Firenze a metterlo in scena negli anni Ottanta perché è una commedia all'italiana a tutti gli effetti, eh, tutti gli stanno intorno, lui sta più o meno morendo, poi muore e tutti sono solo interessati al testamento. Di capire dov'è questo testamento, cosa succede col testamento. Naturalmente il testamento è contro di loro, l'opera di Santa è reparata, i frati hanno avuto in realtà la maggior parte del denaro e quindi loro cominciano a tormentarsi il cervello su come possono cambiare questo meccanismo. Vi è un ragazzo. Che vuole sposare la figlia appunto di Gianni Schicchi, che è un signore del contado, e qui c'è una cattiveria toscana molto precisa perché è un lucchese e un mugellano contro Firenze, perché Giovacchino Forzano era di origini messinese, ma era cresciuto a Borgo San Lorenzo nelle montagne, nei tortelli di patate. E quindi c'è tutto un attacco contro Firenze, città snob, l'Italia, Firenze è come un albero fiorito, eccetera, eccetera, dove si dice che bisogna accettare la gente nuova che viene dal contado di cui fa parte appunto Gianni Schicchi. Nel momento di enfasi, mentre tutti stanno cercando il testamento, Rinuccio manda uno dei bambini della famiglia a chiamare Gianni Schicchi e arriva. E a quel punto ovviamente accade quel che deve accadere. Gianni Schicchi di fatto... Incarna Buoso Donati, fa il suo testamento, che è un testamento a favore di Gianni Schicchi, come è evidente, e alla fine trova i soldi. Per cui sua figlia e il nipote della cattivissima zita, a cui lancia insulti e ripetizione brava la vecchia, brava per la dote, sacrifichi mia figlia e tuo nipote. Di fatto li scaccia tutti via e resta poi lui, infine, protagonista nella casa con i due ragazzi che si danno i bacini sullo sfondo delle case Torri. È l'ultimo capolavoro dell'opera buffa italiana e non si discute. Ma in quel momento lì, verso il 1917, perché poi la tragedia fiorentina è già il trittico. La cosa più interessante è che sono coetanee. Quindi sono veramente due risposte a una grande forma di domanda rispetto al destino dell'opera, a tutti gli effetti. Ma nel caso di Gianni Schicchi, in buona sostanza, quello che accade è che tutto sta all'interno di una scrittura orchestrale prodigiosa. Gianni Schicchi è un'opera che è stata amata dai compositori più insospettabili del Novecento, anche mh, musicisti che stavano in territori estetici completamente diversi se non opposti. Se la tragedia fiorentina... Ha una storia più limitata di ricezione, Gianni Schicchi è un'opera rappresentata ovunque. Eh, personalmente io posso dire di averne visto l'edizione più esilarante in un ascensore a Manhattan, dove dei camerieri musicali facevano tutta l'opera tra il ventesimo piano e il centoduesimo. Eh, ti dovevi fermare a un certo punto, era per 14 spettatori con un pianino portatile e i cantanti che però la cantavano, eh? non è che facevano finta, e funzionava anche in un ascensore. Quindi se funziona in un ascensore vuol dire che il meccanismo di scrittura musicale, il meccanismo anche drammaturgico di Forzano è geniale, perché è talmente stretto, è talmente preciso, è talmente economico che non c'è niente che esca al di fuori da questo meccanismo. La discografia di Gianni Schicchi è virtualmente infinita, perché veramente non si sa quante incisioni possono esserci tra live, studio e quant'altro. Io ho fatto un piccolo campionario anche di artisti e cantanti che mi è capitato di sentire in un caso no, ma gli altri due sì più volte, e cominciamo con Rolando Panerai. Rolando Panerai, ancora in attività, è stato uno degli interpreti di sicuro più continui di Gianni Schicchi dagli anni 50 ad oggi, e lo sentiamo in una versione di Monaco di Baviera, con Rundfunk, l'orchestra della radio di Monaco, diretta da un direttore che ora si è un po' dimenticato, ma che secondo me era piuttosto bravo, per l'opera italiana, ossia Giuseppe Patanè. Prego. Quindi questo è il momento in cui Gianni Schicchi mette la famiglia sull'avviso rispetto a quello che accade se vengono scoperte le persone che cambiano il testamento. Vale la pena anche di dire che Corbelli, eh, che ha una carriera prestigiosissima in teatro di mezzo mondo, ha anche una sua specifica eh, specialità dantesca. Perché insieme a una mia amica pianista accompagnatrice Anna Toccafondi, negli ultimi anni ha fatto parecchi recital dedicati al repertorio italiano su tema dantesco. Eh, ci sono un po' di opere abbastanza dimenticate dell'Ottocento, che però più che da Dante Alighieri direttamente vengono da riscritture ottocentesche, ad esempio Silvio Pelli con la famosa Francesca da Rimini. Ma è più curioso che si segnali che Corbelli è stato un notevole interprete di un repertorio in cui eh, si trova, ad esempio, Donizetti, che ha musicato in una straordinaria scena per canto e pianoforte il Canto del Conte Ugolino. Eh, poi, naturalmente, eh, Ponchielli, che è una cosa curiosa, ha messo in musica quattro sonetti della Vita Nova. Eh, Gu Mario Castelnuovo Tedesco, un compositore straordinario costretto all'esilio nel 1936 per le leggi razziali, che ha messo in musica svariate cose. Ermanno Volferrari, Negli porta la mia donna amore. E poi, naturalmente, nell'Ottocento c'è una cantata fondamentale, che è la Francesca da Rimini di Gioachino Rossini. Il tutto con poi anche una piccola incursione tedesca, però realizzata in Italia, che è tanto gentile e tanto onesta, pare musicata da Hans von Bulow, quindi il mondo wagneriano che si sposa con Dante Alighieri. Tutte queste composizioni, al di fuori di Rossini e Donizetti, che sono evidentemente alla metà dell'Ottocento, sono esattamente in questi tempi tra fine Ottocento e inizio Novecento. Perché Dante Alighieri, perché il padre della patria, monumento in Piazza Santa Croce a Firenze, famosa caccia alle ossa che vengono venerate, ma alcuni dicono che invece non sono esattamente quelle, eh, celebrazioni a Ravenna e quant'altro, è scelto opportunamente come uno dei simboli dello Stato italiano. Eh, oltre a queste eh, forme di adattamento musicale, vi ricordo che Divina Commedia è anche uno dei primi film muti italiani, eh, viene fatto in più versioni, peraltro. E anche che eh, a tutti gli effetti, in teatro Francesca Darrimini, in questa versione di Pellico, è un best seller fino a oltre la prima guerra mondiale. Quindi Gianni Schicchi, dal primo momento che si è dato in America e poi a Roma, a New York e poi a Roma, appunto in sequenza nel 1917-18, è stato subito scelto come titolo preferito del trittico. Puccini se ne lamentava, perché diceva che il trittico si capiva soltanto se si sentivano tutte e tre le opere. Il trittico è una strana composizione in cui le differenze sono più rilevanti delle assonanze per certi aspetti tra i lavori. Ma il gioco era appunto quello di dare quello che Forzano chiamava una concordia discors, cioè una concordia nata dalla discordia delle scelte formali. Dunque, su Gianni Schicchi appunto, e questo successo immediato, ehm, va detto anche che non è che Puccini fosse l'unico che cercava una nuova opera buffa italiana. Leon Cavallo, vi ricordo che scriveva anche operette di fatto, alcune anche a soggetto erotico, che varrebbero la pena di essere recuperate, esilaranti, come La candidata a storia di una suffragetta mascolina che schiavizza un uomo effeminato per avere il diritto di voto che faceva Michael Aspinal tanti anni fa, ma anche La Reginetta delle Rose, che è un'operetta di gusto più viennese, che venne fatta al Teatro Massimo di Palermo una quindicina d'anni fa, unica volta ripresa attuale, vuole essere in qualche modo anche quella un'opera comica. Giove a Pompei, i titoli ce ne sono e ce ne sono anche tanti, ma tutti questi titoli non hanno in qualche modo lasciato una memoria di sé nel repertorio. Secondo ascolto, secondo interprete famoso di Gianni Schicchi degli ultimi anni, cioè Leonucci, che ovviamente lo ha cantato anche lui in Mezzo Mondo, anche qui a Torino, nel 95, grazie, e che ovviamente lo ha anche fatto in video in un'edizione abbastanza famosa diretta da Seiji Osawa, abbastanza eccezionale dal punto di vista anche direttoriale. In questo caso è Bruno Bartoletti, che è un stato uno dei grandi direttori Pucciniani italiani, che presenta insieme a Leonucci un altro episodio che senz'altro conoscerete, estremamente importante, di Gianni Schicchi. Prego. Sentite anche la differenza ovviamente direttoriale. Bartoletti era un direttore d'orchestra specializzato in cose pucciniane, ha inciso ad esempio una famosa manon lescaut con Placido Domingo e Monserrat Caballé, ma dirigeva anche Pendereschi piuttosto che Prokofiev, piuttosto che Silvano Bussotti. Quindi c'è anche un'attenzione molto precisa a dare questa sorta di chiave ritmica straordinariamente moderna che Puccini riesce a inserire dentro la partitura. Naturalmente l'aria più famosa dell'opera non appartiene a Gianni Schicchi, perché la regola è che non necessariamente al protagonista aspetta l'aria più celebre. Si tratta naturalmente di Un mio babbino caro, credo che tutti i soprani fondamentali l'abbiano incisa, cantata dal vivo, l'abbiano cantata in scena. Il repertorio è talmente enorme in questo caso, che secondo la società di studi pucciniani a Torre del Lago siamo sulle 36.000 versioni. Io ho scelto Renata Tebaldi perché è talmente classica che non si sente mai. Ed è una famosa esizione nel Maggio Musicale Fiorentino, dove era in scena insieme a Fernando Corena, che era un basso buffo di quegli anni, per la direzione di Lamberto Gardelli. Prego. Benissimo. Ovviamente, Puccini negli anni 60, Puccini oggi, la ricezione è talmente diversa. Negli anni 60 cominciavano a esserci i momenti primi importanti di riscoperta critica, la biografia critica di Mosco Carner uscita in Inghilterra e poi uscita anche in Italia, anche per forte volontà di Gian Andrea Gavazzeni, un altro maestro che nella tradizione pucciniana ha un ruolo assoluto a tutti gli effetti. Diciamo che la cosa che risulta più... Curiosa ascoltando insieme la tragedia fiorentina e Gianni Schicchi, con tutte le differenze evidenti, sta nel fatto di un'orchestra che in qualche modo deve tener conto di un cambiamento dei tempi. Con l'avvento del cinema, l'avvento della fotografia, prima diffuso dal 1860 in modo più ampio e popolare, il tempo diventa l'argomento principale di cui discutere. Anche perché, eh, banalmente, le persone fanno esperienze che prima non potevano fare. Secondo i sociologi dell'arte, l'esperienza più sconvolgente che hanno fatto le persone dopo il 1850 è stato prendere il treno. Senza il treno non ci sarebbero gli impressionisti. Senza la luce a gas non ci sarebbero i simbolisti. Senza la luce elettrica non ci sarebbero i futuristi. Perché è una. Butad, ovvio, ma questi elementi tecnici hanno cambiato in modo molto forte il modo di vedere e anche il modo di ascoltare è cambiato naturalmente perché è evidente che le scelte di opera eh, breve, di opera in un atto, ma poi nel tempo di guerra ricordo che Puccini compone anche questa sua straordinaria e sfortunata eh, per molti aspetti esperienza tra operette e altre vicende che si chiama La Rondine, che viene incastrata dalla storia, perché è un'opera per Vienna che nel corso della Prima Guerra Mondiale viene sequestrata a Puccine da Monte Carlo, molte addirittura lo accusano sui giornali di essere un collaborazionista quando è scoppiata la guerra tra l'Italia e gli imperi. In ogni caso, la rondine in qualche modo lo convince della difficoltà di rimanere in un meccanismo di opera più o meno tradizionale, quindi il trittico porta anche un termine che è assolutamente rivoluzionario, perché trittico è giusto appunto quasi come quello famoso di Francis Bacon, cioè Triticon sono tre figure accanto che si parlano, ma non necessariamente che fanno parte di uno stesso mondo o che lo fanno solo se le vediamo tutte e tre insieme. Per questo Puccini fino alla morte voleva assolutamente che le tre opere si dessero insieme, cosa che accade ogni tanto in realtà, perché i teatri d'opera non amano farle tutte e tre insieme, per un'ovvietà. I tre atti unici prevedono una valanga di interpreti di primo livello, perché comunque le parti, anche Suor Angelica, Angelica e la zia principessa, sono veramente due parti molto serie, molto importanti. Stesso dicasi Gianni Schicchi, stesso dicasi il Tabarro, dove mh, i ruoli sono almeno tre di grande spicco e di grande impatto. Quindi. Se alla fin fine il desiderio di Giacomo Puccini che il trittico venisse dato insieme nella sua coesione non è stato soddisfatto, però dall'altra parte in qualche modo è anche vero che come spesso accade è Puccini che ci ha dato la via verso una diversa modalità di comprensione. Ricordo che dopo la guerra Puccini ascolta tutto quello che c'è intorno. Eh, Puccini aveva ascoltato subito La Salome di Strauss, che non aveva amato affatto, però devo dire non quanto Strauss non aveva, non aveva mai amato la musica di Puccini, di cui diceva peste e corna. Puccini era più moderato. Ma in ogni caso, lui vorrebbe fare La tragedia di fiorentina per farne una versione italiana, più umana, meno terrificante, meno iperdrammatica. Questo non accade, il suo finale sarà Turandot, che è un finale straordinario e enigmatico, perché comunque Puccini sta esattamente sul momento. Perché la commedia dell'arte di Carlo Gozzi in quel momento la fa Vaktangov al Teatro d'arte a Mosca, nella più grande avanguardia. E ci sono tutti i pittori: Gino Severini, i pittori del ritorno all'ordine, che lavorano su Arlecchini, Pierrot. È un momento in cui questo immaginario è fortissimo e Turandot non ha poco a che vedere col Pulcinella di Stravinsky e la stagione del neoclassicismo musicale. Come è noto, poco prima di morire, um, Schoenberg si recò a Firenze, presso la Sala Bianca di Palazzo Pitti, nella stagione degli Amici della Musica, a inizio 24, a ascoltare Pierrot Luner di Schoenberg. E fu un evento lo racconta molto bene Luigi dalla piccola, uno dei grandi compositori del Novecento italiano, legato a Torino per molti aspetti, il quale dice che essendo lui studente vide con gli altri studenti del conservatorio giungere Puccini, il quale era dotato di partitura, prendeva appunti e alla fine in questa rappresentazione, dove c'era anche chi contestò abbastanza vivacemente, Puccini si alzò e andò a rendere omaggio a Schoenberg stringendogli la mano, cosa che niente lo obbligava a fare. Ma il problema è che Puccini, che è stato venduto così tanto come ultimo erede della tradizione italiana, cosa che in parte era, era anche tante altre cose, era un appassionato di automobili, era ossessionato dagli aerei. Nel suo complicatissimo e infelice scambio con Gabriele D'Annunzio, che non è mai approdata un'opera perché Puccini non si fidava, uno dei pochi elementi in comune erano gli aeroplani, che D'Annunzio amava pilotare e che Puccini amava farsi raccontare. Ecco. Quindi, ultimo di una tradizione, certo, ma anche capacissimo di vedere quello che stava arrivando, il cinema. C'è una famosa registrazione in America, che è del tempo del Trittico, in cui Puccini e la moglie Elvira salutano, salutano naturalmente con un po' di retorica gli italiani di tutto il mondo, eccetera, e poi Puccini fa un piccolo discorso dove dice questo strumento cambierà il mondo questo strumento ovviamente la registrazione. Più profezia di questa non si poteva dare e più profezia esatta naturalmente. La sua opera nel mondo della registrazione farà la parte del leone perché Puccini è uno dei compositori più incisi in assoluto in tutto il mondo. Di Gianni Schicchi si diceva semplicemente che negli Stati Uniti ogni anno tra college e università ci sono almeno 60 edizioni diverse, oltre ai teatri principali. Ecco, in questo senso, questa Firenze immaginaria lanciata da Oscar Wilde, lanciata da Sambenelli con modalità diverse, però con la stessa idea di una sorta di archeologia fastosissima in cui nascondere una chiave di Eros avvelenato, in qualche modo è stata recepita perfettamente in quel momento da Zemlinski in una chiave di tragedia e invece da Puccini e da Gioacchino Forzano in una chiave di straordinaria farsa, sostanzialmente. Ma in entrambi i casi giocando sugli stessi elementi. È chiaro che Gianni Schicchi non è ambientato nel Rinascimento, siamo prima, ma è quella stessa Firenze lì, una Firenze più di cartapesta che di realtà, che è servita per queste due straordinarie avventure della musica operistica nel momento in cui l'opera tradizionale entrava nella propria crisi. E come direbbe Gianni Schicchi, eh, il buon padre Dante mi ha sbattuto all'inferno per questa bizzarria, e se vi siete divertiti, come dire, <ride> battete le mani e datemi a me l'attenuante. Grazie. Eh. Gli interventi di Luca Scarrini sono sempre un ipertesto molto ricco di agganci al, al mondo culturale. Eh, di tutte le epoche però mh, mi sembra mh, sacrosanto appunto mettere a fuoco il fatto che siano due risposte eh, alla, alla crisi di un, di un genere l'opera, una crisi che eh, per certi versi possiamo dire dura tuttora, ma che è anche bello capire come si possa rispondere. A proposito di interpreti eh, di primo piano richiesti da, da questi titoli, ho dimenticato di citare... I due giovani innamorati di Gianni Schicchi che eh, Rinuncio e Lauretta che in, nel nostro allestimento saranno interpretati da Francesco Meli e Serena Gamberoni, per cui eh, eh, sono effettivamente interpreti di, di, eh, di primo piano. Eh, ringrazio Luca Scalini che sembra che, ha, anzi, eh, visto che abbiamo del tempo, vi chiedo anche se avete delle domande. Eh, possiamo, possiamo permettercelo. E nel frattempo, eh, mi preme segnalarvi che la conferenza di Guglielmo Tel è confermata per il 30 aprile, il convegno, che era previsto per il mercoledì successivo, è anticipato di un giorno a martedì. Quindi, eh, rispetto al programma, eh, vi prego fin d'ora di tenere conto di questo. Il, intorno a Guglielmo Telli, il convegno curato insieme all'Università di Torino sarà martedì 6 maggio e non mercoledì 7 maggio. Ci vediamo invece la settimana prima con Alberto Mattioli per parlare dell'opera e dell'allestimento molto particolare che avremo qui. Eh, a qualcuno sono rimaste dubbi sul, sul dittico? Nel frattempo se a qualcuno vengono in mente domande, segnalavo, mi ero scordato prima, che in chiave di commedia Janis Kicke è stato anche allestito da Woody Allen sì. qualche anno fa a Los Angeles. E a anche questo è stato un allestimento che ha avuto una sua eco. Sì. Sostanzialmente le scene riproducono eh, l'epoca eh, fino all'Ottocento, l'epoca di Wilde no non è un, un allestimento eh, diciamo fuori dai canoni assolutamente e, e, e quindi no, non c'è Firenze lui giustamente diceva eh, Firenze in fondo è un pretesto eh, eh, non è necessario che ci sia il, il il libretto, in effetti, potrebbe no, non lo richiede, e vi posso anticipare questo. Non, non aspettatevi il panorama di Firenze, che è un po' l'immagine classica del Gianni Schicchi. Però eh... il quale si svolge in una casa, e in un interno <ride> in una stanza so, entrambe le opere, chiusa, bella chiusa e stretta, eh. dove l'unica cosa che si sa che accade a Firenze è che è morto il moro battezzato del capitano del Popolo. Mm. Fine e tutti loro dicono request cantipace perché sono contenti che la polizia non sta arrivando a incastrarli mentre fanno falsa testimonianza eh, e quindi questo sì eh, sarà in scena da venerdì eh, per cui mh, buon divertimento ci rivediamo per i Guglielmo e auguri ai papà in sala ah già, è anche la festa